abbassate la voce. Abbassate la voce tutti insieme, provate a prendervi l'orecchio e ad ascoltare attentamente. Lo sentite? Non mi sto ovviamente riferendo al canto delle cicale e devo dirvi la verità, mi fanno un po' schifo anche le cicale, quindi ho paura, sembra che me ne possa saltare in testa una, ma sto parlando di quello che si sente in questi giorni, in quello che si sente da oggi, il richiamo fortissimo, indelebile, quasi mi sta rompendo un timpano del fantacalcio. Sta tornando ragazzi, oggi in Gazzetta sono uscite le prime rivelazioni, dovrebbe uscire domani credo il listone completo, su tutti i giocatori che hanno cambiato ruolo, che dato che l'anno scorso hanno fatto determinate cose, in questa stagione hanno un ruolo diverso da quello dell'anno scorso e quindi finalmente iniziamo a parlare di fantacalcio anche quest'anno sul canale. Voglio fare dei vloghettini, un po' come sto facendo con il calciomercato, con il calcio in generale, perché posso portarvi sempre delle notizie fresche, aggiornate, sempre come sempre, nella mia pausa pranzo, che non mi riposo neanche qua, ma penso solamente al canale YouTube, perché inizio a essere malato di questa cosa e sapete che per me diventano dipendenze, quindi vabbè, ma questi sono affaracci miei, non vi interessano sicuramente. Fatto sta che già da queste prime informazioni, prime indiscrezioni, abbiamo dei cambiamenti particolari, nel senso che Mertens, vice capocannoniere dell'anno scorso, da centrocampista quale sempre stato, ovviamente ahimè passa ad attaccante, quindi per chi segue addirittura il trequartista è trequartista attaccante, quando l'anno scorso era trequartista centrocampista. Penso che fosse qualcosa di scontato, di fortemente prevedibile, me lo aspettavo, perché Mertens ha fatto, non mi ricordo quanti, 28 gol, può essere 28 gol nella scorsa stagione, e sono tanti, sono tantissimi, dato che più di lui ne ha fatti solamente Edin Dzeko. Addirittura mi pare che la quotazione di Mertens sia superiore a quella di Dzeko, e Sarri comunque l'ha già fatto capire che Milik partirà dietro le gerarchie, perché Mertens ha fatto qualcosa di straordinario l'anno scorso e quindi è giusto così, è giusto riconfermarlo esattamente dove ha fatto meglio, anche perché ha detto, andatelo a dire a un ragazzo che non è neanche più giovanissimo, che l'anno scorso ha fatto quasi 30 gol in campionato da centravanti, che quest'anno torna a fare l'esterno, non il centravanti. E giustamente quasi c'ha ragione, quindi partirà davanti nelle gerarchie e poi Milik potrà provare a scavalcarle, magari giocando anche insieme al Folletto Belga, chissà. Un altro che cambia la sua posizione e quindi il suo appeal al fantacalcio, purtroppo mi viene da dire, purtroppo, è Papu Gomez. E mi dispiace tanto, perché l'anno scorso ha fatto benissimo da centrocampista, magari anche low cost, è sempre stato centrocampista il Papu Gomez da quando ho ricordi, anche al Catania prima, e forse è soltanto uno dei primi in Italia ad acquistare il Papu Gomez al Catania. Mi ricordo che avevo dei centrocampi fortissimi con lui, Castro, vabbè, ma storicamente a centrocampo ho sempre preso dei fenomeni, Giovinco, Palacio, Hernanes, Sanchez, quindi sono sempre andato abbastanza bene con i centrocampisti, forse meglio con i centrocampisti che con gli attaccanti. Anche il Papu quest'anno passa a fare l'attaccante, ma ci sta, dato che gioca davanti, magari con l'Europa League anche l'Atalanta perde qualcosa a livello di freschezza fisica, quindi il Papu secondo me è un giocatore che non dovrà essere pagato tantissimo l'anno prossimo, proprio per il poco turnover che ci sarà, o comunque l'eccessivo turnover che ci sarà, quindi o giocherà tanto o quelle volte che in campionato non giocherà, giocherà poco, quindi è difficile da capire, ma se gioca tanto in Europa in campionato è meno fresco, e se invece gioca tanto in Europa magari Gasperini lo preserva e quindi in campionato gioca meno, quindi, e poi avendolo anche come attaccante non penso che sia proprio una delle primissime scelte, ma Papu sono qua per essere smentito. E anche lui è un centrocampista, anzi scusate, un trequartista attaccante, quando l'anno scorso era centrocampista attaccante. Stessa cosa succede a Suso, stessa cosa succede mi pare a Politano, stessa cosa succede a Di Francesco e stessa cosa succede a Simone Verdi, entrambi del Bologna. Dybala invece fa un mezzo passo indietro e quindi diventa trequartista, ma rimane comunque attaccante per quanto riguarda chi non gioca con i trequartisti ma con il modello base. E anche qua Dybala non lo so quanto potrà essere top da attaccante il prossimo anno, dato che giocherà esattamente dietro Higuain. Mi auguro che possa avanzare qualche passo per restituirgli un po' di magic appeal, dato che l'anno scorso non ha fatto benissimo, magari si è ripreso verso la fine, esattamente quando l'ho ceduto io, l'ho tenuto nel momento clou del suo peggio e del suo infortunio, poi l'ho dato via, si è un attimo risollevato. Sarà il rigorista ufficiale della Juventus,
ma Higuain credo che parta, anzi Higuain partirà non uno ma forse due passi avanti per quanto riguarda il fantacalcio nella Juventus. Fatemi sapere un po' qui sotto nei commenti se siete d'accordo con me, se avete già qualche idea, chi sarà il vostro bomber il prossimo anno, chi saranno le vostre punte di diamante per il fantacalcio, e fatemi sapere se siete d'accordo con la Gazzetta. Per quanto mi riguarda sì, sono abbastanza d'accordo, ma vediamo un po', perché non sempre tutti sono d'accordo con le scelte della Gazzetta, anzi è più facile il contrario.